Buongiorno Daedo, allora non ci sono state grosse notizie in questo weekend nel mondo IT, quindi facciamo qualcosa di un po' meno attualità e anche se dall'attualità partiamo perché parliamo proprio della regina Elisabetta II che come sapete ha occupato le news d'attualità nella scorsa settimana. Beh, in un articolo di Ars Technica c'è un elenco appunto di personalità importanti del mondo dell'informatica e della scienza che la regina ha nominato cavalieri e potrebbe essere divertente scoprire chi sono e che cosa hanno fatto, ma lasciamo poi per ultimo un sassolino nella scarpa che disturba l'aura di positività di questa lista. Dunque, iniziamo con Tim Berners-Lee, l'uomo che ha inventato il World Wide Web mentre lavorava al CERN in Svizzera negli anni 80. Ha iniziato come contraente indipendente del CERN nel 1980, dove ha proposto un sistema per facilitare la condivisione e l'aggiornamento delle informazioni tra i ricercatori del laboratorio, basato sul concetto di ipertesto. Un prototipo che ha chiamato Enquire. Berners-Lee poi trascorse gli anni successivi lavorando per un'azienda di computer nel Dorset, in Inghilterra, sviluppando una remote procedure call in tempo reale. E poi, quando è tornato al CERN, come borsista nel 1984, ha attinto quell'esperienza nelle reti di computer e ha collegato insieme vari elementi e ha creato proprio ipertesto, oggetti di testo multifont, internet, e così via, e ha creato il protocollo HTTP. A quel punto Berners-Lee ha creato il primo browser web, che ha chiamato appunto World Wide Web, e ha lanciato il primo sito web nel 1990, il 20 dicembre, ospitato sul server del CERN e su un software che lui stesso aveva scritto, che è il primo web server HTTPD. Si è poi assicurato che la sua creazione fosse disponibile gratuitamente, evitando qualsiasi brevetto o royalty, in modo che la tecnologia potesse essere utilizzata da chiunque. Quindi ha fondato il World Wide Web Consortium per creare dei standard compatibili e migliorare continuativamente la qualità del web. Tim Berners-Lee è stato nominato cavaliere della regina Elisabetta II nel 2004, l'ha poi anche nominato al prestigioso Ordine al Merito nel 2007. Proseguiamo la lista con Jony Ive. Jony Ive ha avuto un'enorme influenza sul design dei prodotti Apple, in particolare sull'aspetto dei iMac, Power Mac G4 Cube, iPod, iPhone, iPad e MacBook. Ha anche creato la tastiera a farfalla e ha deciso di rimuovere MagSafe e la porta HDMI e i lettori di schede SD, quindi insomma. Comunque divenne Senior VP del design nel 1997 e il suo primo grande successo fu proprio iMac. La regina Elisabetta II lo ha nominato cavaliere a Capodanno 2011 per servizi al design e all'impresa. L'elenco prosegue con Tony Hoare, che sarà per sempre ricordato per la creazione nel 1960 dell'algoritmo Quicksort, l'algoritmo di ordinamento più conosciuto e studiato in tutti i corsi di laurea, e ha anche sviluppato le logiche di Hoare per verificare la correttezza dei programmi e il linguaggio formale. Communicating Sequential Processes, CSP, utilizzato per specificare interazioni tra processi concorrenti. Ha anche sviluppato, nella forma che conosciamo oggi, il problema della cena dei filosofi, che era stato formulato da Dijkstra qualche anno prima, che è un problema usato per spiegare concetti di concorrenza e sincronizzazione tra processi che ancora oggi viene insegnato. Ora è stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II nel 2000 per servizi all'istruzione all'informatica. Poi abbiamo Sophie Wilson, che ha creato il computer Acorn System One e il suo linguaggio di programmazione BBC Basic, e poi ha creato il set di istruzioni per uno dei primi processori RISC, Acorn RISC Machine, che forse è un acronimo che potreste conoscere, ARM. La regina Elisabetta II ha nominato Wilson comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico nel 2019 per i servizi all'informatica. E poi ci sono Clive Sinclair, che ha creato il leggendario ZX Spectrum, tra le altre invenzioni, nominato cavaliere nel 1983. E poi Bill Gates, che fu nominato cavaliere onorario comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico nel 2005. C'è però un assente molto rumoroso in questa lista, e sto parlando dell'informatico britannico, a cui dobbiamo praticamente la nascita e la forma dell'informatica moderna così come la conosciamo, assieme a studi fondamentali sull'intelligenza artificiale, e sto parlando naturalmente di Alan Turing. Oltre a essere assente, è anche una macchia, secondo me, indelebile
sul curriculum della regina Elisabetta e se non conoscete la storia di Alan Turing vi invito a riscoprirla o ascoltare un breve podcast che gli avevo dedicato l'anno scorso insieme a John von Neumann, perché la sua fine tragica avvenne nel 1952, che è proprio l'anno in cui venne incoronata Elisabetta II. Turing venne infatti arrestato perché trovato in casa sua con un altro uomo, perché c'era una legge contro atti definiti indecenti, ovviamente non specificati, quindi lasciati alla libera interpretazione. La verità è che venne arrestato perché omosessuale. Gli fu data una scelta a quel punto: finire in prigione o farsi iniettare ormoni femminili. Per evitare il carcere, Turing scelse la cura ormonale, che lo portò a cambiamenti fisici e psichici così radicali da portarlo a una depressione e poi a un suicidio nel 1954, a 41 anni. Tutto questo avvenne durante il regno di regina Elisabetta II, che non fece nulla per impedirlo per Turing e per molti altri omosessuali che subirono la sua stessa sorte. Si degnò di pronunciarsi ufficialmente solo nel 2013 sull'onda dell'entusiasmo per l'uscita al cinema di un penoso film, ma attenzione, non chiese scusa per il comportamento, quello sì, indecente della corona britannica, ma anzi, perdonò Turing, gli elargì cortesemente la grazia postuma, ma è chiaramente una mossa mediatica per macinare consensi, perché non c'entra nulla con il crimine in sé, altrimenti tecnicamente dovrebbero essere graziati tutti coloro che vengono ingiustamente puniti per quel crimine assurdo. E quindi niente, lo sapevo che mi sarei un po' scaldato, non dovevo farlo questo episodio, però mentre leggevo l'articolo di Ars Technica continuavo a pensare: adesso citerà Alan Turing, adesso lo cita, deve citarlo, ora lo cita, è importante? No, invece niente, e quindi mi sono sentito in dovere di farlo io, perché va bene tutte le belle parole per la regina, la storia, i secoli, Churchill, tutto quanto, però ogni tanto anche ricordare le nefandezze penso che sia utile e prezioso. Soprattutto non è mai un brutto momento per ricordare Alan Turing, di questo davvero non mi stancherò mai. Basta, scusate il pippone, davvero grazie se lo avete ascoltato tutto, ci si risente presto, ciao!